Buongiorno a tutti, sono veramente colpito dal fatto che alle 9 in punto siamo silenziosamente pronti e quindi grazie tantissimo. E siamo qui, oggi abbiamo deciso di fare questa cosa all'aperto e noto che è diminuita la percentuale di giacche in un modo evidentemente c'è stato un messaggio l'altra volta fantastico. Quindi grazie davvero per questa partecipazione. Faremo sempre presto, quindi il sole non ci disturberà più di tanto. Si tratta di sopravvivere per l'appunto per una mezz'oretta e vi assicuro che se ci riesco io ci riuscite anche voi, perché per me il caldo è un nemico insopportabile. Vi introduco il tema, se questo funziona, sì, ok. Che è successo? Vabbè, ok, va bene. Allora, il tema di oggi appunto, come sapete, è survival, quindi sopravvivenza. E noi lo affronteremo in un modo, diciamo, sicuramente molto affine e adattato al significato della parola stessa. Vi volevo ricordare, se è possibile andare avanti perché non so, ok. Vi volevo ricordare appunto che siamo molto felici di avere qui il BNL con noi, che come ho spiegato già l'altra volta, ma lo sapete, sta facendo questo percorso di ispirazione con noi, quindi grazie, benvenuti. Vi ricordo anche quelli che sono i nostri hashtag CMRM e hashtag Creative Mornings, con i nostri social dove vi prego di seguirci. E vi vado a introdurre per il tema di survival di oggi quello che sarà il nostro speaker. Lui è stata una conoscenza per me molto interessante, è di estrazione culturale, un geologo con un dottorato in ingegneria ambientale. Sono 15 anni che fa quello che ci racconterà oggi, e quindi lo considero assolutamente un punto di riferimento sotto l'aspetto di ciò che ci verrà a raccontare, e quindi è un grandissimo piacere per me presentarvi Marco Priori. Buongiorno. Ti tocca il microfono. Vabbè. Va bene, buongiorno a tutti, ben arrivati. È una giornata... Sarà una giornata un po' calda, però dai, resistiamo un pochino. Sarò breve, si dice. Se vogliamo partire già con il filmato, è un breve filmato fatto da un regista americano nella nostra sede di Leonessa. È lunedì mattina. Sto uscendo per il mio giro di perlustrazione. È un momento magico. Nel silenzio dei boschi riesci a percepire l'energia della natura. Sì, lì fuori, nella natura, è dove ti senti libero. Hai tutto a portata di mano e nessun vincolo. Immagina un posto dove il tempo non esiste. I ritmi delle stagioni, l'alternarsi del giorno e della notte, le fasi lunari, ma mai il ticchettio di un orologio a scandire i tuoi minuti. Lì giù, dietro le montagne, viviamo una vita martellante, respiriamo l'aria condizionata che satura le nostre rumorose automobili e lo schermo del computer illumina le nostre noiose giornate. Il mondo tecnologico ci incapsula, ci isola, ci allontana dalla realtà. Ma è qui fuori, nel bosco, dove ti senti veramente completo, dove la consapevolezza di te stesso torna a prendere forma, finalmente. Sei immerso in quell'energia vitale che ti dà la forza. Intorno a te c'è tutto ciò di cui hai bisogno. Bevi acqua pura, respiri aria cristallina. Il terreno è il tuo manoscritto. Storie che si intersecano nel coraggioso scorrere della vita. E allora? E allora non ti senti più isolato e riesci a percepire quel profondo legame tra tutti gli esseri viventi. E finalmente vedi, capisci che qui la natura ti accoglierà sempre e ti donerà tutto ciò di cui hai bisogno. Unisciti a me e ritrova la tua libertà. Come avete capito, il natural survival si svolge quasi esclusivamente immersi nella natura, ma non per questo non ci è da stimolo, anzi serve per gettare le basi, per conoscere meglio se stessi. In un certo qual modo tutti siamo esperti di sopravvivenza, si chiama sopravvivenza urbana, e anzi siamo espertissimi di questo. Se portassimo un Masai che conosce perfettamente le tecniche di sopravvivenza nel suo luogo, intorno a un villaggio in Kenya, lo portassimo qui a Roma, senza una guida difficilmente sopravvivrebbe. Stessa cosa un pochino per noi. Se noi ci trasferiamo vicino a un villaggio Masai, se non abbiamo una guida Masai avremo grosse difficoltà. Il natural survival riesce a convogliare in sé quello che sono le tecniche di sopravvivenza, ma anche le scienze naturali. Quando probabilmente avete letto il volantino con la scritta survival, vi è venuto in mente qualcosa di un po' estremo, che può essere Rambo con la fascetta, oppure più comico, Pozzetta e Montesano, come noi uomini duri. Il natural survival è qualcosa di profondamente legato alla natura, ma prima di questo volevo specificare che esistono diversi tipi di survival. Natural survival viene da tutto quello che è stata la mia esperienza, ma diciamo nel mondo esistono due grandi categorie di survival oltre al natural survival, che sono la sopravvivenza militare, di stile militare, necessaria a persone che fanno quello di mestiere, nel senso che ci si trova dietro le linee nemiche, dobbiamo tornare in ambiente amico e quindi sfruttiamo tutto quello che in qualche modo abbiamo a disposizione per poter tornare a casa. Diciamo nel mondo civile, dato che ha un certo fascino, soprattutto tra gli uomini, questo approccio, diciamo, ha acquisito uno stile tra virgolette paramilitare, in cui vanno di moda le mimetiche, vanno di moda coltelli lunghissimi e tutto quello che, diciamo, si può integrare con questo tipo di stile. E ha acquisito una sorta di ruolo, di gioco di ruolo, praticamente concettualmente è un gioco di ruolo. Poi c'è il bushcraft, quello che forse qualcuno di voi ha sentito nominare. Il bushcraft è quello che riguarda la sopravvivenza stile uomo di frontiera, il mountain man americano, in cui con pochi strumenti, prevalentemente quelli da taglialegna, si sopravvive a tempo lunghissimo in natura, prendendo dalla natura quello che, diciamo, di cui si ha bisogno. Il natural survival acquisisce quello che diciamo sono le prerogative di questi ambiti, ma le va ad integrare in che modo? Le tecniche di sopravvivenza non sono più fini a se stesse, quindi non vengono insegnate tal quali, soltanto per, diciamo, conoscerle, ma vengono insegnate per imparare quanto sia importante, utile e profondamente interessante, oltre che appagante, il contatto con la natura. Quindi conoscere le piante selvatiche commestibili, saper accendere un fuoco con dei bastoncini, sapersi costruire un riparo. Non è detto che dobbiamo necessariamente dormire in quel riparo, ma di sicuro usciremo molto molto accresciuti dal saper realizzarlo, perché un conto è leggere alcune cose sui manuali, un conto invece ovviamente è applicarli su noi stessi. E non è l'obiettivo il riparo, ma è la capacità che acquisiamo e il confrontarci con noi stessi, che è fondamentale e che è una prerogativa. Per questo dico sempre che il natural survival non insegna tecniche di sopravvivenza, insegna a vivere con se stessi in ambiente naturale. E come possiamo in qualche modo proiettare queste capacità acquisite nell'ambiente naturale nella vita di tutti i giorni, nella vita di città? Prendo spunto dal video, perché questo video è stato girato esattamente un anno fa nella nostra sede di Leonessa. Leonessa è una delle piccole città, dei paesi colpiti dal sisma sia del 24 agosto dello scorso anno che del 30 ottobre, oltre a quelli che chiamo minori, ma in realtà l'effetto è stato abbastanza importante. E abbiamo dovuto lasciare quella sede perché è considerata, anzi è inagibile, ci hanno dato l'evacuazione. Adesso abbiamo trasferito gran parte delle nostre attività, salvo quelli che sono i corsi più avanzati, quelli tra virgolette più estremi, li abbiamo trasferiti vicino Orvieto, in un bellissimo posto, vicino tra virgolette, perché lì, come disposti un pochino nelle campagne e tra le montagne e l'intorno, passa mezz'ora di macchina. Il posto è molto bello, ma che cosa mi ha insegnato il natural survival? La capacità di adattamento in modo estremamente rapido e di reazione estremamente rapida e lucida di fronte a un problema. Il problema qual è? Il problema è che la nostra sede non è più agibile. Sappiamo come vanno le cose in Italia, principalmente sono geologo, quindi so bene che problemi del genere possono esistere e coesistere con l'uomo, quindi problema, soluzione, ci si trasferisce. Poi vedremo quando riusciremo a tornare indietro, ma adesso ci troviamo di fronte un'attività importantissima, che è quella di ricostruire, riapprofondire le conoscenze di un territorio dove non siamo cresciuti, tra virgolette, quindi imparare i suoni, i rumori, gli animali selvatici, le piante selvatiche, dove andare a recuperare l'acqua e una serie di altri fattori. Ma questi sono soltanto delle tecniche. Il risultato a cui siamo arrivati, parlo al plurale perché parlo per me e per gli altri istruttori, di riuscire ad essere così versatili da prendere tutto quanto, trasferirci in un posto e nel giro di 15 giorni riapprontare tutto quanto con esattamente gli stessi programmi e senza nessun tipo di discontinuità, è qualcosa che la sopravvivenza ti insegna. Essere molto versatile ed efficace al momento giusto. Per questo facciamo anche una serie di corsi, soprattutto nei periodi invernali, autunnali e invernali, di team building, lì dove le aziende hanno necessità di dover strutturare dei gruppi in modo tale che il lavoro sia particolarmente efficace, ovviamente valorizzare quello che sono le specifiche di ogni singolo individuo. Un altro esempio di come calza il natural survival e quindi la capacità di adattamento è un'altra situazione del tutto opposta che, ahimè, è successa sempre a me, e voi direte lascia perdere, come si dice. No, 2 anni fa sono stato soggetto ad un intervento relativamente di routine. Fatto sta che il chirurgo ha completamente sbagliato l'intervento, recidendo l'arteria epigastrica e il peritoneo. E ho subito circa 5 interventi per recuperare la pelle, e questo ha comportato ovviamente un momento di disorientamento, ma vi assicuro che personalmente, per come posso dirlo, la natura mi ha forgiato. Lo stare dentro l'ospedale e rendermi conto di una serie di cose mi portava ad una lucidità che probabilmente è intorno al 110% rispetto a quella che vivo quotidianamente. Per quale motivo? Perché impari in natura ad utilizzare tutti quanti i sensi, tutte quante le percezioni, e questo ti comporta il renderti conto di una serie di fattori che portano ad ottimizzare quelle che sono le tue energie vitali. Dopo il quinto intervento io sono uscito dalla sala operatoria e dicevo all'infermiere, nonostante fossi intontito dall'anestesia, che la sacca di sangue che avevo sopra non sarebbe passata attraverso la porta. E lui ha detto: non ti preoccupare, tu pensa a dormire. Ovviamente passando alla porta, boom, ha sbattuto sopra. E riesce ad avere una lucidità decisamente superiore, e devo dire per fortuna, perché molte, diciamo, situazioni del genere invece si rivelano poi purtroppo fatali. Altre situazioni che sono capitate a miei allievi. 2 mesi fa un ragazzo, un nostro allievo da tanti anni, stava rientrando da un corso di Natural Survival dalla sede di Leonessa, era un corso avanzato e era ormai buio. Quello che facciamo nei corsi di Natural Survival, soprattutto quelli li chiamiamo di animal tracking, cioè seguire le tracce degli animali, ma non solo, anche mimetizzarsi all'interno dell'ambiente con mezzi naturali, quindi con fango, con paglia, eccetera. E utilizziamo molto le percezioni. In che senso? Durante il giorno passiamo da stati psicologici differenti in base all'azione che stiamo facendo. Alcune volte ci scopriamo più distratti di altre. Per quale motivo? Proprio perché è la nostra concentrazione che cambia e quindi il nostro livello di attenzione, esiste un livello alfa, beta, alfa, eccetera, e vivere in mezzo ai boschi ti riporta ad avere un'attenzione molto particolare. Non so se vi è mai capitato, ma sicuramente sì, rientrando a casa da una passeggiata a Via del Corso ci si sente diversi rispetto a rientrare a casa in una stessa giornata della stessa durata di tempo a Villa Borghese. Già è sufficiente, siamo a distanza di poche centinaia di metri, ma già l'essere immersi nella natura già ci porta a rilassarci in modo diverso, tant'è che in genere appunto si fa jogging in mezzo alla natura, eccetera. Rientrando a casa, questo ragazzo ha visto sulla superstrada per Terni, ha visto un'ombra sulla sua sinistra, e quell'ombra, così mi ha rivelato lui, quindi diciamo io la riporto come me l'ha raccontata, è riuscita a vederla perché quello che insegno è l'utilizzo della visione periferica in modo efficace e applicato all'uso della macchina concettualmente è il guardare entrambi gli specchietti retrovisori mentre si guarda anche davanti. Ha visto quest'ombra che passava alla sua sinistra, ha avuto il tempo di rallentare proprio perché il tempo sembrava molto più dilatato, proprio perché stava molto concentrato, è riuscito a rallentare e pochissimi metri dopo questa macchina ha sbattuto sul guardrail di sinistra, gli è passata 1 metro di fronte alla sua auto, andandosi poi a schiantare sull'altro lato della superstrada. Ovviamente poi dopo lui in sicurezza ha soccorso la persona, fortunatamente non si era fatta nulla, però mi ha raccontato questo episodio, nel senso che se fosse stato in una giornata qualunque di lavoro non avrebbe, secondo lui, avuto la stessa percezione. Dopodiché si è reso conto di questo e quotidianamente cerca di focalizzare l'attenzione anche quando è in macchina sui vari sensi, perché non è soltanto la vista che dobbiamo seguire, ma se noi abbiamo una visione, come si dice in termine tecnico, a tunnel, la nostra vista si porta con sé tutti quanti i nostri sensi, porta anche l'udito, porta l'olfatto e tutto quanto. Ora che vi sto parlando voi guardate me e se io non ve lo dico non state ascoltando le macchine che passano alle vostre spalle. Adesso che ve lo sto dicendo probabilmente qualcuno ha iniziato a percepirlo. La stessa cosa è se invece di guardare me provate a guardare sui lati sulla vostra visione periferica. Inizialmente, diciamo, c'è una piccola difficoltà, non siamo molto abituati a farlo, ma nel momento in cui impariamo, o meglio riusciamo a vedere leggermente sui nostri lati delle orbite, e riusciamo anche a sentire meglio i rumori che vengono da dietro. Il cervello apre a un pochino di input diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Questo e molto molto altro è il Natural Survival. Per quale motivo molto altro? Perché riusciamo a ottimizzare le risorse della natura. In che modo? Potenzialmente, dove porto io, nei corsi ovviamente più avanzati, ma è un percorso di crescita, si diventa capaci di vivere potenzialmente a tempo indeterminato di ciò che la natura offre. Offre, nel senso che col dovuto rispetto e con il dovuto approccio noi non siamo più degli alieni in ambiente naturale, ma siamo in un luogo che possiamo chiamare casa, un luogo che i nostri antenati chiamavano casa e che non è così ostile come vogliono farci sembrare. Ci sono luoghi dove le tecniche di sopravvivenza servono per la dura lotta per la vita. Intendo luoghi nel senso, diciamo, delle istituzioni sostengono che sia particolarmente duro e difficile vivere in ambiente naturale. Il percorso in cui vi accompagno io è assolutamente privo di traumi, assolutamente finalizzato a chiunque voglia provare l'esperienza immersi nella natura, e non è lo stile o sopravvivi o torni a casa o muori, peggio ma è ben diverso. E il mio obiettivo non è quello di insegnare tecniche di sopravvivenza, ma far scoprire quanto effettivamente sia prezioso per noi vivere immersi nella natura, quanto ci faccia effettivamente bene. Quindi non ci sarebbe motivo di dover traumatizzare delle persone che magari, come è successo in passato, alcuni allievi sono venuti da me dopo anni che non frequentavano i boschi perché frequentando un'altra scuola c'era questo stile un pochino militare, diciamo, in cui ti si lascia con un telo di plastica tutta la notte sotto l'acquazzone, sotto la pioggia, senza mangiare nulla se non una cipolla per 24 ore. Ed è chiaro che è un approccio un pochino duro. Dipende dall'obiettivo, dipende da quello che vogliamo fare. Se è una prova contro noi stessi è un discorso, se è una prova con noi stessi è un altro. Un percorso progressivo che ci avvicina alla natura nasce anche dal nostro profondo bisogno di ognuno di noi di avere un contatto con la natura. Siamo in questo posto molto bello, ovviamente naturalizzato, non naturale, e in cui siamo circondati dagli alberi. C'è qualche specie aliena, tipo i pappagalli, che ormai hanno preso il sopravvento qui a Villa Borghese, ma un po' in tutto il centro Italia. Mi viene in mente Mario Brega, un sacco bello, quando dice che c'erano gli uccellini che parlavano e Mario Brega dice che in Toscana ci stanno i pappagalli. Sì, oggi ci stanno i pappagalli e questo vuol dire che tutti quanti abbiamo bisogno di verde, ci sentiamo meglio ovviamente. Per quale motivo mettiamo delle piante dentro casa, dentro qualsiasi abitazione? Anche la persona che più, tra virgolette, o pensa di essere più antinaturalista di questo mondo, senza alcuna eccezione ovviamente politica, mette una pianta dentro casa. È un nostro bisogno recondito di avere questo contatto con la natura. Per questo si fanno le alberature stradali, si fanno le zone verdi. Il motivo, la conseguenza, è anche che è un polmone verde per la città. Ma è un nostro bisogno interiore questo di vivere a contatto con la natura. Se però iniziamo questo percorso, come dicevo, non deve essere assolutamente traumatico. Intorno a noi abbiamo una serie di piante selvatiche che possono essere assolutamente mangiate, intorno a noi abbiamo una serie di vegetali che possono aiutarci ad accendere il fuoco, a costruirci un riparo o anche a filtrare l'acqua. Ma è un iter progressivo. Noi tant'è che iniziamo con il corso, qualcuno di voi ha visto il volantino qui, l'Explorer One è un corso in cui si dorme in tenda. Per qualcuno, chi di voi non ha mai dormito in tenda? Bene, questo mi fa molto piacere, soltanto forse 8-9 persone e gli altri mentono, ok, o non hanno capito la domanda. E comunque il discorso è: non deve esserci sofferenza. Che cosa ha la tenda, al contrario di un semplice telo da buttarci addosso durante la notte? Innanzitutto ci dà un'idea di comfort diverso. Scopriremo andando avanti che chiaramente il comfort è relativo. È chiaro che dormire dentro un riparo di foglie o dormire su un materasso ad acqua sono due comfort diversi. ma lo svegliarsi in una stanza, una bellissima stanza d'albergo a 5 stelle o immersi nella natura con, e uscendo da questo, da un riparo, trovarci di fronte alla vita che scorre con un capriolo, con un piccolo che passano a pochi metri da noi, che magari scappano sentendo noi che usciamo da un riparo del genere, o sentire durante la notte il rumore degli animali che passano, che per qualcuno potrebbe essere qualcosa di diciamo un pochino ostile tra virgolette all'inizio, ma in realtà scopriremo che questo non è qualcosa di profondamente appagante. È chiaro che il primo passo deve essere la volontà di volerlo fare, dopodiché a quel punto va da sé, nel senso che ogni passaggio, ogni step è finalizzato al voler raggiungere noi stessi un risultato successivo. Ogni corso ha le sue prerogative e ognuno sceglie il proprio limite senza nessun tipo di problema. Noi puntiamo molto anche sui ragazzi, perché molti bambini non riescono ad avere questo contatto con la natura. Per forza di cose, vivendo in città, ci sono diversi rischi nel doverci muovere in ambienti come questi, ma vivere esperienze all'aria aperta per i bambini è altamente formativo. Riescono a riconoscere le piante in modo molto più semplice rispetto a noi, hanno molte meno sovrastrutture, riescono a divertirsi molto di più, e il primo giorno quando arrivano noi facciamo i campi natura di una settimana, cominciano la domenica, terminano il sabato, e il primo giorno quando arrivano sono disorientati, si stancano facendo poche centinaia di metri a piedi. Il giorno dopo è una via di mezzo, ma già dal terzo giorno tornano a liberare un pochino quel loro ego, che non fa altro che alimentare la fiducia in loro stessi. E è entusiasmante sapere che dai genitori che mandano i ragazzi ai campi natura, durante tutto l'anno, ogni giorno hanno uno spunto per poter parlare dei campi natura. Vuol dire che in una settimana di natura approfondita, in cui si parla di geologia, di fossili, di acqua, di accensione del fuoco con i legnetti, si dorme in tenda, si fanno 1000 attività assolutamente aggregative. In una settimana di natura si riesce ad avere quello che purtroppo manca in mesi di permanenza in città, e questo è motivo ovviamente di orgoglio. Quindi che siano grandi o che siano più piccoli, tutti quanti abbiamo questo bisogno sfrenato che, se lasciamo andare, effettivamente può dare i suoi risultati. Il cosiddetto pollice verde ce l'abbiamo un pochino tutti, dobbiamo soltanto metterci lì e sporcarci le mani un pochino con la terra, è quello il semplice passo. Vi voglio lasciare con un breve spot, non uno spot pubblicitario, ma uno spot sull'accensione del fuoco. Come si accende il fuoco in modo primitivo? Il sistema più diffuso al giorno oggi è questo. Questo ha 1000 ragioni per essere qualcosa di prezioso, e anzi, per come era sacro anche in questo luogo, in questo territorio, il fuoco, addirittura anche se erano in grado di accenderlo, gli antichi romani lo consideravano ancora sacro. Le vestali non facevano altro che mantenere acceso il fuoco, ed era, attenzione, un ruolo femminile per l'importanza del ruolo, perché c'è una... per le tribù molto vicine alla natura c'è qualcosa di simile tra il crescere e mantenere un fuoco e il crescere e mantenere un bambino. È sempre stato visto in passato come qualcosa di sacro, da dover proteggere. Ovviamente, facendo così, la sacralità un pochino si perde, ma è chiaro che se ci riflettiamo, qualsiasi cosa noi abbiamo a disposizione intorno, che siano i nostri vestiti, che sia qualsiasi oggetto, noi spesso diamo per scontato di averlo. Non è sempre così, ma nel momento in cui prendiamo coscienza che non è scontato, lo apprezziamo anche molto di più. Come avete visto nel filmato, ho acceso il fuoco con la tecnica del piolo a mano. Qui ne vediamo una leggermente diversa, è una tecnica che era altrettanto diffusa quanto l'accendino oggi. Si tratta della tecnica dell'accensione con l'archetto. Si arriva al segnale, sì. Sì, vai tranquillo. Sì, ti tengo il microfono. Grazie. La tecnica di accensione con l'archetto consiste in un archetto, che può essere semplicemente un bastone curvo, con una corda che servirà concettualmente da motore per far ruotare un piolo all'interno di una base. Vedete, c'è una tacca da cui fuoriuscirà del carbone che aumenterà di temperatura fino a una certa temperatura che viene chiamata temperatura di autoignizione, e quella specie di carbone a un certo punto si accenderà come una piccolissima brace. Quella piccolissima brace verrà trasferita all'interno di un'esca. Un'esca è paglia o qualsiasi cosa sia in grado di prendere fuoco abbastanza rapidamente, dopodiché soffiando si avrà la fiamma. Chiaramente la fiamma non vuol dire il fuoco da campo si ha quando ardono bastoni più grandi e si ha del carbone, ma raggiungere questo obiettivo è qualcosa che personalmente ho inseguito per moltissimi anni fa, ormai ho inseguito per 9 mesi in modo molto autodidatta, non seguivo manuali o libri del genere. Perché? Perché più sbagli, più fai esperienza. Non si ottiene molto dal nostro successo se non c'è una fase introspettiva. Sicuramente la fase introspettiva c'è nel momento in cui non abbiamo il nostro successo. Questa è un po' anche la chiave dei nostri corsi di team building. Vi mostro come si fa. Aiuto. Ci sono i vigili urbani nella casetta, controlla che non arrivino. Allora, metto qualcosa sotto che serva per raccogliere queste braci. In questo caso utilizzo il coltello, ma non è necessario il coltello, basta un pezzo di corteccia o qualsiasi altro oggetto che tenga il fuoco lontano dal terreno. Vabbè, ma c'è il tuo nome sul coltello? Cosa pazzesca. Sulla lama, non sul manico. Quindi se poi ti amplifico, dimmi tu. No. Ok. È troppo larga. Eccolo. Vabbè, io lo faccio sempre a casa. Ce n'è? Un pochino ancora lasca la corda. La tendiamo soltanto un secondo. Sente il profumo. Questo profumo che si sente ovviamente è il fumo che viene dallo sfregamento. È un odore che è stato concettualmente l'odore tipico dell'uomo per milioni di anni, perché l'uomo manipolava il fuoco, quindi tendeva ad avere l'odore dell'affumicamento, tant'è che in tutti quanti i miei corsi non ho mai trovato una persona che dicesse mamma mia che puzza. Perché? Perché questo odore qui ce lo abbiamo nel nostro DNA, risveglia qualcosa semplicemente odorando risveglia qualcosa che è profondamente legato all'uomo stesso, a nessun'altra specie, è propriamente il nostro. La sigaretta già si può accendere. Fantastico. Ce n'è, ce n'è. Si porta nell'esca, ah, fantastico. Beh, direi che ci siamo, no? Quasi, quasi. Fantastico. È l'odore dell'uomo, quindi vado tranquillamente poi in ufficio. Ovviamente non accendiamo la fiamma per ovvie ragioni. Certo, bravissimo. Evitiamo di andare avanti. Grazie. Okay, puoi fare un saluto? Sì. Dai. È spento, è spento. Sì, sì, tranquillo. Una raccomandazione prima di passare alle domande. Quello che insegno sempre è avere l'accortezza, quando parliamo di fuoco, di spegnerlo. La maggior parte degli incendi che avvengono in Nord America non sono dolosi, ma sono a causa di una cattiva gestione di un barbecue. E gran parte di quelli che avvengono in Italia anche. Per sapere se un fuoco è spento, l'unica soluzione che c'è ovviamente è spegnerlo e poi metterci la mano dentro. Se non ci bruciamo, e ovviamente non vogliamo bruciarci, quindi avremmo avuto l'accortezza di spegnerlo molto bene, vuol dire che il fuoco è acceso, perché è molto molto facile che, soprattutto con temperature del genere, le fiamme tornino ad essere rapidamente alimentate. Questa è una piccola, diciamo, raccomandazione. Avete domande sul Natural Survival o su quello che abbiamo detto oggi? Prego. Grazie. Devo per forza, purtroppo. Una domanda proprio locale. Ti sei perso a Villa Borghese. Che cosa mangi per sopravvivere? Proprio ti sei perso qua, in questa zona. Alla Casa del Cinema, qui c'è il buffet. Sì, forse chiediamo quanto viene. Abbiamo tante cose di cui alimentarci. Di fronte a voi vedete una serie di piante. La lavanda la conoscete tutti quanti, può essere tranquillamente consumata ma non in abbondanza, ma più andiamo indietro più abbiamo una serie di piante selvatiche già qui vicino che sono, appartengono alla famiglia delle Phragmites, tutte quante queste, la classica erba. Le Phragmites sono anche il grano, l'orzo, il farro eccetera, appartengono a un'enorme famiglia di circa 10.000 specie, tutte commestibili, e i germogli di queste piante possono essere consumati senza nessun tipo di problema. Lì dietro abbiamo i pini. I pini ci alimentano, volendo, 365 giorni l'anno. Per quale motivo? Innanzitutto le pigne che maturano in tarda estate, inizio autunno, mantengono i pinoli per gran parte dell'anno. Gli aghi di pino, forse questa è una novità, sono commestibili. Fra l'altro fare un tè di pino è altamente rimineralizzante per il nostro corpo, e il pino ha 5 volte per grammo il contenuto di vitamina C rispetto agli aranci o le arance. Siamo a Roma, gli aranci. Il pino ha commestibile la corteccia interna. Togliamo la corteccia esterna, tiriamo via la corteccia interna e quella può essere mangiata cruda, può essere essiccata e macinata per farne farina e può essere fatta anche una tisana rimineralizzante di corteccia interna. La corteccia esterna no, lasciamola stare. Dopodiché, probabilmente gironzolando qui, abbiamo del tarassaco. Il tarassaco è quello che conoscete come quei soffioni bianchi che i bambini si divertono a soffiare, anche gli adulti, di nascosto. Quello lì è il tarassaco, quello lì è commestibile completamente, dai fiori ai boccioli dei fiori che vengono utilizzati tipo i capperi, alle foglie giovani. Le foglie, se sono troppo vecchie, diciamo troppo coriacee, troppo dure, vengono bollite. Il tarassaco è un depurativo per il nostro organismo. La tisana, anzi il decotto, scusate, di radice può essere utilizzato, anzi viene utilizzato in erboristeria come depurativo, ma può essere utilizzato anche, in tempo di guerra si faceva e noi lo facciamo ancora, come surrogato del caffè la mattina. Quindi ci sono... Qui di fronte abbiamo un buffet che ovviamente passa inosservato perché non lo conosciamo e abbiamo, diciamo, gustiamo dei sapori molto più forti che con l'arricchimento di sale e ovviamente di zucchero, ma quello che c'è lì fuori, una volta abituati a quei sapori, è anche molto gustoso. Non parliamo di animali, ci sono, ce ne sono molti, però diciamo dopo colazione non... Altre domande? Prego. Grazie. Intanto ringraziamo il dottor Marco per la bella esposizione piena di suggestioni e di immagini che ci ha fatto sentire un po' figli della natura, no? Lo siamo sempre stati, però l'uomo civilizzato un po', insomma, ha creato la civiltà in una certa distanza. Ecco, la cosa, cioè, interessante, che ci ha portato su due piani: uno, quello poetico esistenziale, di come la natura può liberare in noi delle energie sopite, e quindi delle nuove energie, ci ha fatto intravedere degli orizzonti nuovi, interessanti. L'altro ci ha portato poi esempi pratici di come sopravvivere, perché può succedere a tutti di trovarsi in dei boschi da soli, o è successo, insomma, superstiti che hanno dovuto riadattare gli incidenti, adattarsi e trovare, insomma, le tecniche per la sopravvivenza. Ma la cosa interessantissima è che il loro obiettivo è di creare un contatto con se stessi. L'ha detto il nostro Marco, mi perdoni la confidenza, ma potrebbe essere mio figlio. Un contatto con se stessi, con il proprio io, che questo rende poi noi la possibilità di creare un rapporto armonioso con la natura. E qui la mia domanda: avete voi esperienza di persone un po' fragili, no? Penso a persone con problematiche ossessive, o fobiche, o depressive, o bambini con forme di isolamento, i cosiddetti bambini, insomma, affetti di, insomma, problematiche legate all'autismo, eccetera. Ecco. E se avete questa esperienza, in che modo, ecco, sono stati aiutati? Perché, insomma, sarebbe una grande cosa, perché sappiamo quanti problemi pongono ai terapeuti questo tipo di sofferenze, no? Ma voi che vi rivolgete a parti dell'uomo molto profondi, molto istintuali, molto arcaiche, quelle veritiere, molto primitive, ecco, avete dei casi del genere? Avete avuto dei risultati soddisfacenti? Grazie. Allora, risultati soddisfacenti ce li abbiamo sempre con tutti, ovviamente la fascia che intendeva lei è molto particolare, ma è molto introspettiva in qualche modo, e quando ci si trova in difficoltà. Quelle persone che lei diceva hanno difficoltà molto spesso a relazionarsi con le persone, non c'è difficoltà nel relazionarsi con una pianta o con se stessi anche. E l'obiettivo che noi auspichiamo sempre è un miglioramento personale continuo e costante, ed effettivamente chi si mette in gioco in questo ambito, ed anche persone appunto affette da problemi di questo tipo, ne trae notevole beneficio. Oltretutto noi collaboriamo con un'associazione che fa specificatamente onoterapia, cioè la terapia è pet therapy, con gli asini a Montecompatri, qui vicino, e proprio perché il rapporto con la natura, che siano animali o piante, è riconducibile al rapporto con noi stessi, e quindi trovare un pochino la strada all'interno di quello che è il nostro io nel confrontarci poi con il prossimo, perché acquisiamo maggiore fiducia, maggiore consapevolezza di noi stessi, e di conseguenza ovviamente riusciamo a migliorare nel rapporto con il prossimo. Io volevo ringraziare Creative Mornings ovviamente, e volevo ricordare che sono il co-presidente della Federazione Italiana Survival. È una federazione che racchiude un pochino tutte quante le scuole di sopravvivenza in Italia, sia di estrazione un po' più stile militare, sia più sul bushcraft, e io rappresento un pochino invece quello che è l'ambito del natural survival. Se volete approfittare dell'occasione di oggi per scoprire di più quello che è il mondo della Red Fox e di quello che è il natural survival, avete trovato dei volantini. Se volete acquistare oggi il corso, avete per l'occasione il 20% di riduzione sul pacchetto corsi. Stessa cosa sia per il corso per gli adulti, sia per chi volesse invece regalare questo tipo di esperienza ai propri figli con i campi natura, che ripeto sono settimane che arrivano fino al 12 agosto e vanno da domenica fino a sabato. Ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione e vi auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a te, grazie. Hai spento il fuoco? Grazie, io vi vedo accaldati, quindi vi ringrazio doppiamente. Velocemente ringrazio chi ci ha dato una mano importante per organizzare la giornata, e quindi ringrazio per il catering Vita, Villa Borghese, e ringrazio Cucina e Cultura che ci ha portato delle cose sfiziose, e ringrazio Media Tools Roma, agenzia di comunicazione, come main sponsor, e Io Stampo e Cose Belle Magazine. Vi volevo dare informazione sul fatto che il prossimo evento sarà a settembre. Abbiamo deciso che ci sarà una lunga estate, e quindi vi auguro veramente una buonissima giornata e buonissime vacanze nel periodo in cui le farete, e seguiteci perché avremo grosse cose anche a settembre, che sarà peraltro anche il nostro secondo compleanno. Buonissima giornata a tutti, arrivederci.